Quindi continuiamo il discorso sui grafi, andando a cercare di calare dentro, diciamo così, un'architettura software, quelle che sono le strutture che finora abbiamo visto dal punto di vista, diciamo così, un po' matematico, un po' astratto, nell'ora precedente. Dividiamo il lavoro in due, oggi parliamo di rappresentazione, domani parleremo di visita, cioè, ossia di come si attraversano, si enumerano, si iterano gli elementi dei grafi. Rappresentare grafi cosa significa? Significa studiare delle strutture dati che poi andremo a implementare facendo uso ad esempio delle librerie sulle collection che già abbiamo, sull'insieme eccetera, su matrici, vettori, sono strutture dati di base. Strutture dati di base ti permettono di rappresentare dei dati strutturati in un modo essenzialmente lineare, no? Oppure a mappa. Un grafo è una cosa più complessa, ma si può rappresentare sfruttando le strutture dati elementari o di base che già conosciamo. E ad esempio vengono proposte questi quattro diversi tipi di rappresentazione per i grafi. Cioè questi quattro blocchi, due nella colonna di sinistra che sono rappresentazioni basate su liste, e due nella colonna di destra che sono rappresentazioni basate su matrici, sono quattro modi diversi, poi ce ne sono altri, questi sono i più, diciamo così, citati, quattro modi diversi di rappresentare un grafo. Quindi lo stesso grafo lo posso rappresentare a livello di struttura dati in modi molto diversi. In funzione del tipo di problema, del tipo di grafo, magari una rappresentazione è più conveniente di un'altra o viceversa. Intanto, questo è il primo esempio di una, diciamo così, rappresentazione di dati che non si mappa in modo diretto, quasi univoco, no, naturale, normale, sulle strutture dati di base. Ci sono modi diversi di farlo. Quindi stiamo salendo di un gradino di astrazione, quello che per noi finora era, diciamo così, il modello del nostro algoritmo, ossia l'insieme delle informazioni che gestivamo, le gestivamo con strutture dati di base. Adesso stiamo iniziando a trattare problemi di una complessità maggiore e la cui rappresentazione non è più diretta ma è indiretta. E qui ci sono queste quattro rappresentazioni che sono chiamate liste di adiacenza o liste di incidenza e dall'altra parte la matrice di adiacenza o la matrice di incidenza. Adiacenza, se andiamo a ricordare le definizioni pre-intervallo, è una proprietà dei vertici. Un vertice è adiacente a un altro, se sono collegati da un arco. Okay? Quindi le strutture che si basano sul concetto di adiacenza ragionano in termini di vertici, vedono il grafo dal punto di vista del vertice. Poi ovviamente rappresentate anche le informazioni sugli archi, però sono strutture dati che saranno indicizzate, navigabili partendo dai vertici. Viceversa, l'incidenza è un concetto che nasce da un arco. L'arco incide su due vertici. È incidente su un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Quindi il soggetto di incidente è sempre un arco. E quindi in queste due rappresentazioni, diciamo così, l'oggetto principale, il punto focale dell'attenzione della rappresentazione, sono gli archi e non i vertici. Quindi sono espliciti gli archi, anziché nell'altro caso della rappresentazione di adiacenza, sono espliciti i vertici. Quindi io uso questo trucco più o meno per ricordarmi la differenza. Da una parte ho vertici che sono adiacenti, quindi sono strutture di adiacenza, rappresentate come liste o rappresentate come matrici, e dall'altra ho invece dei vertici, quindi mi preoccupo dell'incidenza dei vertici e lo rappresento come lista o come matrice. Andiamo a vedere i casi. Questo, disegnato sopra, è un grafo semplice e non orientato, se applichiamo la definizione di prima, non pesato. Un esempio di un grafo, tra l'altro un grafo non connesso perché è fatto di due metà separate, per cui dal vertice D non c'è nessun modo per raggiungere il vertice I, tanto per fare un esempio, ma questo non lo vediamo nella rappresentazione. Allora, le due strutture dati di adiacenza sono riportate qua sotto. Quella di sinistra è una matrice di adiacenza, è una matrice quadrata,
che ha come lato il numero di vertici. Ogni riga e ogni colonna corrisponde a un vertice, quindi i vertici riportati in questo caso sono numerati con le lettere dell'alfabeto, sono identificati dalle lettere dell'alfabeto. Sono i vari vertici sulle colonne e sulle righe. All'incrocio tra una riga e una colonna c'è uno 0 o un 1 a seconda del fatto che il vertice corrispondente alla riga e il vertice corrispondente alla colonna siano collegati da un arco oppure no, siano adiacenti, appunto. Quindi si chiama matrice di adiacenza perché gli uni di questa matrice sono corrispondenti ai vertici tra di loro adiacenti. A destra invece abbiamo una lista di adiacenza, che invece è una struttura dati basata su liste, per cui ogni vertice ha una, ad ogni vertice è associata, quindi li vediamo qua incolonnati in verticale i vertici, ad ogni vertice è associata una lista, è qui rappresentata con, con gli elementi che si collegano a una frecciolina, una lista dei riferimenti agli altri vertici adiacenti a quello dato. Quindi qui c'è scritto che il vertice C è adiacente al vertice A, B, D ed E. Quindi a 4, a un grado 4, e gli adiacenti sono questi 4 elementi nello specifico. Stessa informazione che c'è qui, perché se io vado a prendere il C, ha un 1 in corrispondenza della colonna A, un 1 in corrispondenza della colonna B, della colonna D e della colonna E. Quindi sono due rappresentazioni che contengono la stessa informazione, cioè il grafo è sempre lo stesso. Lo rappresento in due modi molto diversi. Vabbè, qui fa vedere un altro esempio di un grafo più piccolo su cui faremo dei ragionamenti. Quindi lo stesso concetto su un grafo che ha solo 5 nodi anziché tutti quelli di prima, no? Per poter ingrandire e evidenziare meglio alcune cose. Quindi qui dice che il vertice 1 è associato alla lista di adiacenza dei vertici 2 e 5. Vedete che qua gli archi non ci sono, ci sono solo i vertici rappresentati. Il fatto che 1 sia adiacente a 5 vuol dire che c'è un arco tra 1 e 5. Ma io non rappresento l'arco, rappresento il vertice di destinazione. È un problema, sarà un problema quando poi dovrò pensare magari che ho degli archi pesati e quindi l'arco è un oggetto che mi serve perché voglio rappresentare esplicitamente l'informazione associata, come ad esempio il peso, l'informazione associata all'arco. Dicevamo che in un grafo non diretto, non orientato, è prassi rappresentare l'adiacenza nelle due direzioni. Quindi qui mi dice che il vertice 3 ha tra i suoi adiacenti il vertice 2 e il vertice 4, allora mi aspetterò che il vertice 4 abbia tra i suoi adiacenti il vertice 3. C'è una reciprocità, la reazione di adiacenza in un grafo non orientato è una reazione simmetrica. Quindi se I è adiacente a J, allora J è adiacente a I. Quindi se nella lista di I, degli adiacenti di I trovo J, allora nella lista degli adiacenti di J, se, il grafo, se non ho sbagliato qualcosa, dovrò trovare I. Se nel caso in cui i grafi siano non connessi, boh, non cambia niente, nel senso che tante volte, anzi, dalla rappresentazione non lo noto, non lo vedo. L'unica cosa che vedo è che c'è un vertice isolato, perché questo non ha adiacenti, a grado 0. Quindi un vertice isolato sparso. Ma gli altri vertici hanno delle liste di adiacenza che, dalle quali, guardando solo queste liste, guardate la parte destra della figura senza la sinistra, non siamo in grado di dire se il grafo è connesso oppure no. Così, a colpo d'occhio, guardando queste liste. Dovremmo imparare a farlo. Cioè, dato la rappresentazione del grafo, beh, noi visivamente lo vediamo lì, ma vuol dire che stiamo facendo lavorare la nostra corteccia cerebrale anziché l'algoritmo, no? Tanto quello non è connesso. Ma dovremmo imparare anche a fare in modo che capire, no? Se da quella rappresentazione il grafo è connesso o no. La rappresentazione in sé non cambia. Nel caso di un grafo invece diretto, orientato, vabbè, la rappresentazione è analoga, ma ovviamente avrò solamente, diciamo, metà
dei nodi. Le liste saranno più brevi perché dirò che, ad esempio, il nodo 2 ha come adiacenti 3 e 4. Vuol dire che ho un arco orientato che va da 2 a 3, che è questo, e poi avrò un altro arco orientato che va da 2 a 4, che è questo. Non avrò un grafo, un arco che va da 4 a 2. Infatti, partendo da 4, non ho nessun elemento 2 che appartenga alla lista di adiacenza di 4. In questo caso ho un adiacente solo che è il 5, che rappresenta l'arco, che mi fa capire che esiste l'arco, che va da 4 a 5. Quindi, questa rappresentazione di fatto è una rappresentazione per gli archi, per i grafi orientati. Per i grafi non orientati, di fatto ciò che faccio è che ogni arco lo rappresento due volte. Lo rappresento come se fosse l'arco orientato che va e quello che viene, due volte. Come faccio a sapere, guardate la rappresentazione, se il grafo è orientato oppure no? E beh, basta che io vada a vedere se per ogni elemento esiste il suo simmetrico dall'altra parte. Allora il grafo sarà non orientato. Altrimenti, nel caso generale, se togliessi anche solo uno di questi elementi, sto rappresentando un grafo orientato, perché c'è almeno un arco in cui posso andare ma non tornare, o tornare ma non andare, insomma, dipende da che parte lo giriamo. Esiste, vabbè, questo è un altro esempio di un grafo, ci sono alcuni esempi in cui potete giocare. Tra l'altro questo grafo qui non è esattamente questo, però mi ricorda abbastanza il giochino che avevamo fatto la settimana scorsa sul giochino del Razzle, in cui avevamo le varie lettere e dovevo comporre i percorsi fatti. No? E non è questo, ma se guardate questa parte fatta da 1, 2, 5, 6, in realtà questa parte di grafo mi dice quali sono i percorsi leciti. No? Perché posso spostarmi in orizzontale, in verticale e in diagonale. Poi non è completo, non ci sono tutte le frecce che servirebbero, però ci dà, diciamo così, questo esempio, un suggerimento sul fatto che il problema che avevamo risolto la settimana scorsa in modo empirico, cercando di inventarci un algoritmo che funzionasse, può essere formalizzato in un modo migliore rappresentando i percorsi non direttamente con una matrice ma con un grafo in cui è più esplicito, no? Il problema di cosa devo fare sui bordi, sui margini della matrice, cose di questo genere. Quindi è una rappresentazione un pochino più astratta che può essere adattata anche ai problemi che svolgevamo prima. Ecco, questo per quanto riguarda le liste. Per quanto riguarda le matrici di adiacenza, o quelle con gli 0 e gli 1, no? Diciamo vertice per vertice come dimensione, e dentro hanno 0 e 1. 1 dove la coppia di vertici è adiacente, e 0, pardon, dove invece le coppie di vertici non sono adiacenti, quindi l'arco manca. Allora, se il grafo è non orientato, come questo, osservo subito due cose banali. Una è che la diagonale è sempre fatta di 0, perché in un grafo non orientato non ha senso, l'orientato non pesato soprattutto, non ha senso che ci siano dei cappi, no? Degli archi che partono da un vertice e arrivano al vertice stesso. Non ha senso dire che un vertice è adiacente a se stesso. E quindi sulla diagonale troveremo sempre 0, e poi la matrice sarà ovviamente simmetrica. Allora, qui la simmetria è più esplicita, là devo andarla a cercare nelle liste, devo andare a vedere se c'è un elemento, allora ci sarà anche l'altro. Solo che le liste sono disordinate, no? Sono di lunghezza variabile, quindi non salta all'occhio così facilmente. Invece qui, essendo una struttura matriciale, c'è proprio la simmetria rispetto alla diagonale. Quindi volendo, no, se uno vuole risparmiare memoria, in realtà la parte di matrice che gli serve davvero è questa. Perché la diagonale implicitamente è sempre 0, la metà di sotto, basta andare a vedere quella di sopra per sapere com'è fatta, quindi in realtà, diciamo, chi rappresenta grafi con la matrice di adiacenza in realtà usa solamente questo triangolino qua. Non che cambi molto, è sempre n quadro. Noi che ragioniamo in termini asintotici, ho dimezzato la quantità di memoria, però di fatto ho moltiplicato col coefficiente un mezzo la complessità spaziale dell'algoritmo, cioè lo spazio occupato dall'algoritmo stesso. Quindi non ci cambia di molto la vita. Mentre invece in un grafo diretto, come si legge la matrice di adiacenza? Nello stesso modo, dove però adesso dobbiamo distinguere bene le righe dalle colonne.
dobbiamo decidere che magari le colonne rappresentano i vertici uscenti, vertici di partenza, e le righe rappresentano i vertici d'arrivo dell'arco. Quindi questo 1 qui, messo qua nell'angolino, sotto in basso a sinistra, così è facile da trovare, mi dice che c'è un arco che collega il vertice di partenza 5 con il vertice di arrivo 1, che è quest'arco qui. Quello 0 là in alto a destra mi dice invece che dal vertice 1 non è adiacente il vertice 5. Al vertice 1 non è adiacente il vertice 5. Quindi non c'è un arco che vada da 1 a 5. Infatti da 1 a 5 non c'è la freccia. Quindi sicuramente questa matrice, se il grafo è orientato, diretto, non sarà una matrice simmetrica. E inoltre, per un grafo orientato può aver senso avere dei cappi, dei self loop. Allora in questo caso significa che la matrice non sarà piena di 0, ma potrà contenere anche degli 1, che corrispondono ai vertici sui quali esiste un cappio, un self loop. Quindi in questo caso non c'è niente da risparmiare come memoria, perché non essendo simmetrica non posso buttare via la metà di sotto, la diagonale non essendo identicamente nulla non la posso, diciamo così, evitare di rappresentare e tenerne conto in modo implicito. In questo caso mi dice, questo 1 qua mi dice che c'è un arco da 3 verso 3, c'è un self loop sul nodo 3, che è questo qui sotto. Quindi sono stesse informazioni rappresentate in un modo diverso. Se noi passiamo ad esempio a rappresentare dei grafi pesati, noi possiamo pensare, immaginare di estendere un pochino questa rappresentazione. Questo è un grafo orientato e pesato. Allora vi posso immaginare di mettere nella matrice di adiacenza non più 1 e 0, ma direttamente il valore del peso. E 0 dove non c'è l'arco. Questo ammesso che 0 non sia un peso lecito, non sia un valore lecito per il peso dell'arco stesso. Se 0 fosse un valore lecito per l'arco, allora devo inventarvi un altro valore, che può essere un meno 1, un meno infinito, qualcosa da mettere dentro alle caselle della matrice che corrispondono all'assenza di arco. Questa rappresentazione qua, vista così, è un pochino sporca, perché sto mescolando due tipologie di informazione. Una è l'arco c'è o non c'è, e l'altra è, per un arco che c'è, qual è il suo peso. A volte per efficienza si fanno queste cose, mescolo due informazioni che in realtà sarebbero separate, le metto dentro una rappresentazione unica, ma si sporca un pochino. Nel senso che funziona se a monte ci sono certe ipotesi verificate. Ad esempio qua che 0, si possa interpretare 0 come non c'è l'arco, diverso da 0 come c'è l'arco, e quindi il peso non possa per sua natura mai essere uguale a 0. Dipende dai casi. In ogni caso va sempre trattato come caso particolare. Se immaginiamo che ad esempio il peso di un arco rappresenti una distanza o un costo, no, che impiego per andare da 1 a 2, quello 0 mi dice che da 1 a 4 costa 0? No, costa infinito, cioè non posso andare a un costo o una distanza infinita o irraggiungibile. Quindi devo fare attenzione che questi 0 non sono in realtà dei numeri, non devo avere la tentazione di trattarli come se fossero dei numeri. Sono in realtà dei null. Quindi, per dire, la rappresentazione sotto forma di matrice si può fare, ma poi bisogna fare attenzione. Vabbè, qui c'è un altro esempio di matrice di adiacenza che è più lunga rispetto alla lista di adiacenza dello stesso grafo. Cioè, occupa più spazio questa figura, anche se non siamo andati a contare tutti gli 0 e gli 1 che sono scritti lì, ma vediamo che è più prolissa. Ma anche perché una lista di adiacenza rappresenta solamente gli archi che ci sono. La matrice di adiacenza rappresenta tutti gli archi, tutti i potenziali archi che ci siano o no. Ecco, poi ci sono altre rappresentazioni. Io qua ho fatto l'esempio della matrice di incidenza, quindi incidenza archi, dove è una
una rappresentazione a matrice in cui do, in questo caso vedete che ho dato un nome anche agli archi, edge 1, edge 2, edge 3, edge 4 e così via, i vari E1, E2, E3 della figura, e ho una rappresentazione che dice, considerando ogni riga un vertice e ogni colonna un arco, quindi ho numerato, ho dato un nome ai vertici, ho dato un nome agli archi, la matrice conterrà un 1 se l'arco corrispondente alla colonna è incidente sul vertice che corrisponde alla riga. Quindi, prendiamo la colonna 4. La colonna 4 mi dice che il vertice 4, scusate, l'arco 4, l'edge 4, incide sul vertice 2 e sul vertice 4. Vuol dire che l'edge E4, che è qui, incide, cioè collega ai suoi due estremi, il vertice 2 da una parte e il vertice 4 dall'altra. Viceversa, ad esempio, se vado a prendere la riga 3, la riga 3 mi dice che sul vertice 3 sono incidenti l'arco 6 e l'arco 7. Quindi se vado a vedere B3, effettivamente c'è E6 ed E7 che sono incidenti. Questa matrice non mi dice subito quali sono i vertici adiacenti al vertice 3. Se voglio sapere quali sono i vertici adiacenti al vertice 3, devo andare a vedere chi c'è dall'altra parte. Cioè, sul vertice 3 è incidente l'arco 6. L'arco 6 chi ha dall'altra parte? E allora mi muovo sulla colonna e trovo che dall'altra parte c'è il vertice 2. E poi il vertice 3 ha come incidente l'arco 7. Chi c'è dall'altra parte? Mi muovo sulla colonna 7 e trovo che l'altro 1 si trova sulla riga 4. E quindi dedurrò che il vertice 4 è adiacente al vertice 3. Però vedete che l'informazione che ho immediata è quella di incidenza, cioè quale vertice si aggancia su, quale arco si aggancia su quale vertice, oppure quali sono gli archi che sono adiacenti a un determinato vertice, che sono incidenti a un determinato vertice. Per sapere quali siano i vertici adiacenti, devo fare due giri, dal vertice all'arco e dall'arco a trovare l'altro vertice. Quindi è meno immediato se mi interessa l'informazione di adiacenza. È più immediato se mi interessa invece l'informazione sull'arco. Se andiamo a vedere questa matrice, beh, innanzitutto è rettangolare in generale, quindi non è quadrata, perché il numero di archi normalmente è maggiore del numero, anzi può anche essere molto maggiore fino ad arrivare al quadrato, del numero di vertici. Quindi immaginate una matrice che questo disegno non ci stava, ma è stretta e lunga, bassa e lunga. Se io provo a fare le somme di colonna, in ogni colonna che si rispetti la somma deve essere 2. Perché visto che ho grafi semplici, ogni arco collega due vertici, e quindi sulla colonna che rappresenta un arco avrò due volte 1, in corrispondenza dei due vertici a cui questo arco è incidente. In tutti gli altri casi devo avere 0. Quindi la somma di tutte le colonne deve fare 2. E la somma delle righe corrisponde al grado del vertice. Cioè mi dice su quel vertice quanti archi sono incidenti. Quindi qual è il suo grado, questa definizione del grado del vertice. Una rappresentazione un po' strana a volte, no? Sembra un po' antintuitiva. Dice, ma perché chi me lo fa fare di completarmi la vita? Quando ho bisogno di rappresentare le informazioni sui vertici, chiamarli sugli archi, chiamarli per nome, associare le informazioni, si trova più. E se invece volessi rappresentare con la matrice di incidenza un grafo diretto, orientato, cosa posso fare? Beh, posso giocare su una variante di questo dove rappresento, dove distingo nei due vertici incidenti qual è il vertice uscente e qual è il vertice entrante, qual è il vertice da cui l'arco esce e qual è il vertice verso cui l'arco entra. Ad esempio possiamo rappresentare con un meno 1 l'arco uscente e con un più 1 l'arco entrante. Quindi ad esempio prendiamo l'arco 3, che forse prima non avevamo guardato, così è uno nuovo,
L'arco 3 mi dice che è entrante sul vertice 2 ed uscente dal vertice 5. Quindi un arco che va da 5 a 2. Vediamo se è vero. Sì. L'arco 3, edge 3, va dal vertice 5 al vertice 2. Quindi col più 1, immaginate il più 1 corrisponde alla freccia, alla punta della freccia, e il meno 1 rappresenta la coda della freccia. Quindi io so che quei due vertici sono adiacenti, ma poi anziché farli valere entrambi 1-1, uno vale più 1 e l'altro meno 1, in modo da poter distinguere l'orientamento della freccia stessa. 0 invece ovviamente vuol dire che non è incidente. Allora in questo caso la somma di tutte le colonne vale 0 sempre, deve valere sempre 0, perché ogni arco esce da un vertice, quindi è un meno 1, ed entra in un vertice, quindi è un più 1. La somma delle righe non ha più tanto senso farla, sarebbe la differenza tra l'indegree e l'outdegree. L'indegree è la somma degli uni e l'outdegree è la somma dei meno uni. Se voglio sapere il grado totale farò la somma dei valori assoluti, dove c'è un più o meno uno. Però sommare i più uni con i meno uni non ha molto senso, è la differenza tra gli archi entranti e quelli uscenti, ma raramente serve. Un handicap di questa rappresentazione è che se io provassi a rappresentare un self loop, quindi un cappio, non ci riesco perché mi verrebbe da mettere più 1 e meno 1 nella stessa casella. Quindi farebbe 0, si autodistrugge e non riesco a rappresentarlo. Cioè non c'è modo di rappresentarlo in modo diretto in questa rappresentazione qua. Anche prima, ma prima era il grafo non diretto, quindi non ci ponevamo il problema dei self loop. Anche prima non potevamo avere, ho detto, la somma delle colonne è sempre 2, perché, sottinteso, i due vertici su cui incide un arco sono diversi tra di loro, sono distinti tra di loro. Non incide dai due lati sullo stesso vertice. Mentre invece, in teoria, su un grafo diretto potrebbe esserci, ma in questa rappresentazione qua non si riesce a vedere. Collasserebbe. E quindi ho modificato un po' l'esempio dell'arco 7 rispetto a prima per non farlo più puntare a V3, altrimenti non l'avrei potuto rappresentare. Perché tutte queste... abbiamo saltato la lista di incidenza, ma in realtà è la stessa cosa rappresentata come liste anziché come matrice, ma in realtà la riprenderemo perché la libreria che usiamo userà proprio l'ultima rappresentazione che non vi ho fatto vedere. Ma proviamo a ragionare su queste rappresentazioni alternative. Perché ce ne sono più rappresentazioni, le stiamo a raccontare, ci stiamo a pensare? Perché alcune vanno meglio di altre a seconda del caso. Ad esempio, le cose che potremmo valutare sono innanzitutto l'efficienza spaziale di questa rappresentazione, cioè quanta memoria mi serve, ipotizzando di avere un grafo da, che ne so, 100.000 vertici e 2 milioni di archi. Dice lui che numeri esagerati. Chiedi a TomTom se sono esagerati quei numeri. Quando vai a pensare la logistica, quindi le strade, le intersezioni, dove ogni vertice è un'intersezione, un incrocio. Ogni arco è un tratto di strada tra due intersezioni, un corsia anzi, il corso, il controviale, eccetera, sono tutti archi diversi, anche solo a Torino conta un attimo quanti vertici hai. Quindi non sono numeri così esagerati. Quanto spazio uso? Una lista di adiacenza, ricordiamoci, la lista di adiacenza è una lista in cui da ogni vertice ho l'elenco, una listarella che mi contiene i rappresentanti del vertice adesso adiacenti. Quindi, prendiamo un disegnino. Che sia diretto o non diretto è uguale. Quanta memoria viene usata da questa lista? Quanti oggetti ci sono? Quanti new ho dovuto fare qua dentro? Una per ogni elemento di queste liste. E quanti sono questi elementi? Sono pari al numero di archi. Nel caso di un grafo orientato è pari al doppio del numero di archi, ma vuol dire che è sempre una funzione lineare del numero di archi. Quindi la complessità spaziale, la memoria che mi serve, è proporzionale al numero di archi.
In realtà c'è una memoria fissa, che è questo array qua di puntatori, che invece è lungo quanti sono i vertici. Io a priori non so se domina il numero di vertici o il numero di archi nel mio grafo, e quindi ho indicato una complessità di questo genere. O di V oppure O di E, a seconda che V sia dominante rispetto a E oppure che E sia dominante rispetto a V. Allora, in termini di complessità lo posso scrivere come V più E, che è una funzione in cui faccio la somma di due termini e quello che domina rende l'altro trascurabile e viceversa, no? Quindi così vuol dire che se V cresce molto, può darsi che il grafo sia molto sparso. No? Cioè il numero di archi a cui ogni vertice è collegato è molto molto basso e non cresce col crescere del numero di vertici. Il grafo stradale è così, estremamente sparso. Quando tu hai un incrocio, quando hai 5 strade, se hai 7, boh, non avrai un incrocio con 260 strade. Quindi magari hai 10.000 incroci, 10.000 intersezioni, ma il numero di archi non cresce quadraticamente, ma cresce linearmente col numero di intersezioni, perché non avrai mai un collegamento tra un incrocio che sta da una parte della città e uno che sta dall'altra parte della città. Gli archi sono tutti locali, in questo senso, no? Quindi ha una complessità lineare che cresce col crescere del numero di vertici o del numero di archi, a seconda di quale dei due cresca. Nel caso può convenire nel caso di grafi appunto sparsi, dove il numero di archi tende a essere molto distante dal suo limite peggiore. Il caso peggiore del numero di archi ovviamente è V al quadrato, cioè il numero di archi è il quadrato del numero di vertici, V per V meno 1 perché togliamo il self loop, ma sono robette. Quindi nel caso in cui il numero di archi sia elevato, quindi il grafo sia molto denso, tende a dominare questo fattore E che è dell'ordine di V al quadrato. E quindi questa struttura dati comincia a diventare cicciona. Mentre invece, quando il grafo è molto sparso, queste liste tendono a essere tutte abbastanza corte e quindi la dominante della crescita della memoria è data dal numero di righe, dal numero di liste, quindi il numero di vertici. Viceversa, la matrice di adiacenza è una matrice che ha tante righe, quanti sono i vertici, tante colonne, quanti sono i vertici, fine. La sua dimensione, la memoria occupata, non dipende minimamente dal numero di archi che ho nel grafo, ma solamente dal numero di vertici. E come vi dipende? Beh, quadraticamente, è un quadrato di lato V. Quindi la sua complessità spaziale è pari al quadrato del numero di vertici, cresce come il quadrato del numero di vertici. Quindi sarà più adatta probabilmente per grafi densi, in cui il numero di archi tende ad essere vicino o dell'ordine del quadrato del numero di vertici. Quindi se un grafo è molto denso, vuol dire che quella matrice ha tanti 1, conviene avere la matrice. Se quella matrice avrebbe invece moltissimi zeri, ma il 99% di zeri e pochi 1, allora mi conviene di più usare una lista, che in quanto lista probabilmente avrà qualche macchinosità in più di gestione, un pochino di efficienza in meno, rispetto alla matrice che è più veloce, no? Nelle operazioni di base. E la matrice di incidenza? Beh, la matrice di incidenza è il peggio dei due, forse. Nel senso che è una matrice che ha tante righe quanti sono i vertici, tante colonne quanti sono gli archi. Quindi per un grafo denso questa roba qua tende a crescere come il cubo di V. E per un grafo poco denso, tendenzialmente sparso, cresce comunque come V al quadrato. Quindi nel caso peggiore va come la matrice di adiacenza, cioè nel caso migliore va come il caso peggiore della matrice di adiacenza, nel caso peggiore va un ordine di grandezza in più, V al cubo anziché V al quadrato. Quindi dal punto di vista dello spazio è particolarmente esosa questa rappresentazione, e quindi non ho indicato quali sono i casi in cui conviene usarla, ovviamente, perché quasi nessuno, ecco. Ci useranno invece di più le liste di incidenza. Ecco, questo per quanto riguarda la complessità spaziale. Se invece ragioniamo sulla complessità temporale, io ho provato qua a scrivere due operazioni di base, semplici, che possiamo voler fare sui grafi. Ad esempio, la più semplice è dire: esiste un arco? Cioè, tra questi due vertici c'è un arco o no?
Nel caso della lista di adiacenza, cosa devo fare per sapere se tra il vertice 3 e il vertice 8 esiste un arco? Vado a prendere la lista di adiacenza numero 3 e la scorro, vado a scandire gli elementi della lista di adiacenza numero 3. Perché dal 3 all'8 vado a vedere se tra gli adiacenti del 3, cioè se tra la lista di adiacenza associata al vertice 3, esiste, guarda caso, il vertice 8 oppure no. Quindi io ho tante liste quanti sono i vertici, ma mi interessa guardarne una sola e all'interno di questa dovrò fare una scansione lineare. Quindi la complessità temporale per trovare se c'è un elemento è pari, e qui c'è una costante che dice come minimo devo accedere a quella lista, e poi ho un numero di una ricerca che ha una complessità pari al grado del vertice. Quindi se il grado è corto, o se i vertici hanno pochi adiacenti, che hanno un grado basso, la lunghezza di questa lista sarà bassa. Il grado medio in un certo senso, no? Che ovviamente dipende dalla densità del grafo. Quindi ho una complessità che è proporzionale al grado medio dei vertici, per sapere se un arco c'è o no. Nel caso delle matrici di adiacenza, invece, è molto più veloce, perché se voglio sapere se c'è un arco tra 3 e 8, vado a prendere la riga 3, colonna 8, c'è 0, 1. È un'operazione che è un accesso diretto, so esattamente quale c'è la di memoria andare a leggere, o di 1, costante. La differenza tra la lista e il vettore, cioè in un vettore prendere un elemento a caso in qualunque posizione, in una posizione nota, costante, un'operazione costante. In una lista devo partire dall'inizio e navigare tutti gli elementi, iterare su tutti gli elementi intermedi fino a quando non trovo quello che mi serve, contare quanti ne passo e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è più efficiente. Però viceversa, se mi interessasse non sapere se c'è un vertice, ma avere l'elenco di quali vertici sono adiacenti, quindi io sono nel vertice 3, quali sono i miei adiacenti? Pensate al gioco del razzo, sono sulla R, quali sono le lettere vicine verso cui posso andare? Beh, allora nel caso della lista di adiacenza è semplice, perché basta prendere il vertice 3, in qualche modo copiare la lista dei vertici che trovo. Quindi di nuovo un'operazione che è proporzionale al grado. Mentre invece nel caso della matrice di adiacenza, per sapere quali sono i vertici adiacenti a uno dato, devo andarmi a leggere tutti gli elementi della riga e di assegnarmi, mettermi da parte quelli, quali sono gli 1 che incontro, mentre invece lascio perdere gli 0. Quindi, dipendentemente dal fatto che un vertice abbia 2 adiacenti o 200, io devo leggermi comunque tutti. Tutta la riga, quindi tutte le V posizioni della riga. Quindi in questo secondo caso vediamo che la complessità della ricerca dell'elenco dei adiacenti di un vertice dato è lineare nel grado, da questa parte invece è lineare nel numero di vertici totali. Allora di nuovo, se il grafo è un grafo sparso, il grado sarà molto minore del numero totale di vertici, perché magari ho 10.000 vertici ma ognuno grado 5. E allora conviene di molto la lista di adiacenze. Quindi questo piccolo esempio ci fa capire che nel caso della ricerca di esiste o non esiste un arco, è molto più efficiente la matrice di adiacenza, anche se costa più in termini di memoria. Nel caso invece della ricerca di tutti gli adiacenti, quindi da un vertice a tutti gli altri, la lista di adiacenza è molto più efficiente, perché tipicamente la complessità tendenzialmente costante pari al grado medio, mentre questa è una complessità crescente col numero di vertici. Di qua è più complicato, qui dice il numero di archi, qui ho distinto in due casi, se so già, dice c'è un arco tra due vertici, qui ho distinto due casi, se so già il nome del vertice lo trovo in un istante, se so già il nome dell'arco, if E è noto, se l'arco è noto è costante, perché so già che è quella colonna. Se invece il nome dell'arco non è noto e ho i due vertici, devo andare a vedere sulle due righe, quindi due vertici mi indicano due righe, e vado a vedere se sulle due righe ho degli uni in posizione corrispondente. Cioè trovo almeno una colonna in cui in entrambe le righe ci sia uno.
alla fine vuol dire che devo spazzolarmi tutta la matrice da sinistra verso destra. E quindi la complessità pari al numero di colonne della matrice, cioè numero di archi. Che essendo il numero di archi magari molto grande, è abbastanza pesante come operazione. Trovare tutti gli adiacenti è di nuovo, vuol dire prendere un vertice, da questo vertice trovare dove ci sono gli 1, e per ciascuno di questi andare in verticale, quello che abbiamo fatto prima, per cercare dov'è l'altro 1 corrispondente. Quindi operazione abbastanza facile. Quindi in questo caso, di nuovo, in entrambi i casi, sia dal punto di vista dello spazio che dal punto di vista del tempo, la matrice di incidenza perde, in un certo senso, rispetto alle altre. Vabbè, queste sono, se vogliamo, le rappresentazioni che teoricamente potremmo mettere in campo. Adesso noi non mettiamo a costruire i grafi o fare manualmente queste matrici o queste liste. Noi ci appoggiamo, nel lavorare sui grafi, su una libreria che fa già questo lavoro per noi e ci offre poi una serie di comodità, di funzioni già predefinite per lavorare sui grafi. Okay, così come quando avevamo fatto la lista, le tabelle di hash, eccetera, abbiamo usato le librerie standard Java che ci fornivano quelle funzionalità, dopo ovviamente aver capito come funzionavano, sui grafi facciamo la stessa cosa. Fino a un certo punto, nel senso che le operazioni, soprattutto poi quelle che vedremo più avanti, sui grafi, non tutte sono codificabili all'interno di una libreria, perché poi a volte devo proprio risolvere il problema di ricerca, trovare il percorso come piace a me, e quindi non c'è l'algoritmo già fatto nella libreria. Però la libreria mi fornisce già tutte le funzioni per poterlo implementare. La libreria che usiamo ha un nome strano, si chiama JGraphT. JGraphT. La libreria JGraphT, attenzione che non è la libreria JGraph che non c'entra niente. La libreria JGraph serve per disegnare grafi, visualizzare grafi, quelli con le palline, con le frecce, ma non ha gli algoritmi dentro. Invece JGraphT, non chiedetemi l'articolo vuol dire, ha dentro gli algoritmi ma non ha la visualizzazione. Quindi la libreria di calcolo, no? È l'equivalente delle collection, però fatte con i grafi. Contiene oggetti, cioè la rappresentazione del grafo e gli algoritmi principali che possono lavorare su questi grafi. È una libreria che anche questa fa uso abbastanza pesante dei generics per fare in modo che il vertice e l'arco, essendo parametrizzati con i generici di Java, possano contenere i dati che servono a me. Se aprite un libro di algoritmi e guardate i grafi, vedete che i vertici si chiamano tutti o ABCDE oppure 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, non frega niente. Perché se io ho un vertice che rappresenta l'incrocio di Piazza Rivoli, lo voglio chiamare Piazza Rivoli. E non E. Oppure 27. Ok? Quindi, traslando quello che è la teoria dei grafi sulla implementazione, per noi un vertice è un oggetto che fa il vertice. E voglio che il grafo lavori a oggetti, non lavori a numeri interi. Perché altrimenti è un lavoro di mapping in più da fare, dove poi probabilmente se lo devo fare a mano si scontra poi il 50% della mia efficienza, andare a fare la conversione tra oggetto intero, intero oggetto. No, questa libreria è ben fatta proprio per questo. Allora, da dove la prendo? La prendo da questo sito, che avevo aperto prima, jgraphT.org, sito iperminimale, c'è la versione 0.9.0, l'anno scorso c'era la 8.3, quindi è cambiata rispetto a quello che c'era in giro l'anno scorso, mi dicono che abbiano anche risolto un paio di bug che avevamo poi incontrato. E vabbè, quello che ci interessa qui dice che cos'è. Adesso poi noi entriamo ovviamente nel dettaglio, e ci dà il download. Per scaricarla c'è questo filetto zip, jgraphT 090.zip, che ha dentro tutto ciò che vi serve, cioè i sorgenti, l'eseguibile e anche la documentazione, quindi non lo scrive ma c'è. La documentazione, cioè il Java Doc, ce l'avete sia dentro questo zip scaricato, sia anche online, se seguite questo link qua, vi porta alla documentazione della libreria stessa. Dopo che l'avete scaricata, vi trovate una cosa di questo genere, un file zip che ha questo contenuto qua. C'è
la cartella source con dentro i sorgenti, che a noi, se non per curiosità vostra, non ci interessano, potrebbe essere curiosità per dire, ma quell'algoritmo come l'ha implementato? Allora vai a leggerlo, ci sono tutti. C'è una cartella lib che contiene le librerie da importare dentro i nostri progetti, in particolare la libreria che ci serve è questa, JGraphT Core. Le altre, vedete che c'è un JGraph, che di fatto è un bridge che permette di usare JGraph insieme a JGraphT, ci sono delle applicazioni demo, ci sono delle estensioni, però quello che di fatto contiene gli algoritmi sono questa. Quest'altro Uber, che è il più grasso, il più ciccione, è la somma di tutti gli altri, è un jar che ha tutto dentro, ma a meno che non ci serva giocare con i demo, vedere i demo, in realtà ce n'è uno solo, quindi non fa la differenza. Quello che ci interessa è questa. Quindi di questi, in realtà di tutto, per poter lavorare tutta questa roba, ci interessa solamente questo file qua di 300k. Sorgenti, appunto, non ci interessano, e javadoc possiamo, è anche dentro l'archivio che scarichiamo, quindi se non siamo online e vogliamo vedere la documentazione, ce l'abbiamo anche qua. Quindi basta cliccare su index.html dentro il javadoc, che apre questo qui, questo che contiene ovviamente la documentazione della classe. E qui vediamo già i package che usa e le classi principali. Adesso andiamo ad analizzarle. Quindi, passo 0, andare su questo sito, scaricarsi lo zip, aprire lo zip e salvarsi da qualche parte il jar, il core, e poi se vi serve, se è buona idea anche salvarsi il javadoc per poterle consultare online. Cosa c'è dentro questo jar? Ci sono questi package qua, che sono tutti org.jgraphT. Il package principale contiene le classi principali. Poi ci sono delle classi graph, org.jgraphT.graph, che contiene le implementazioni di diversi tipi di grafi. Quindi org.jgraphT contiene principalmente interfacce, qualche classe, ma la maggior parte sono interfacce. Poi le vere classi sono dentro il punto graph, le implementazioni, per cui se uno volesse implementare un grafo codificato in modo diverso può aggiungere una classe dentro. Poi ci sono alg, che sono gli algoritmi, e traverse, che sono gli algoritmi più semplici, che servono semplicemente per attraversare, cioè per navigare, per iterare sul grafo. E basta essenzialmente. C'è un generate che può servire per fare programmi di prova, che generano dei grafi, ad esempio, casuali, oppure grafo completo, anziché creartelo tu a mano, c'è già un metodo che dice fammi un grafo casuale, così se devi debuggare l'algoritmo ti fai generare il grafo anziché doverlo inventare a mano. Ma, diciamo così, sono per casi particolari questi generi. A noi interessa soprattutto le interfacce, le implementazioni dei grafi e poi impareremo i metodi di attraversamento e alcuni degli algoritmi che usano. Event è un meccanismo di notifica che può servire in alcuni casi quando lanciate un algoritmo, l'algoritmo man mano che va avanti vi può, un po' come facciamo già con JavaFX, generare degli eventi per dire è successo questo, ho trovato una nuova componente connessa, ho trovato un nodo disconnesso, oppure ho trovato un nuovo nodo, eccetera. Allora vi registrate un event handler per gestire quell'evento lì, fare quello che vi serve fare. Lo vediamo quando impariamo le liste. Allora, le classi quali sono? Iniziamo dalla rappresentazione, no? Oggi parliamo di come rappresentarle e come gestirle. C'è una interfaccia che è la mamma di tutti, che si chiama Graph. Un'interfaccia graph che è parametrizzata con due generics, che sono una classe che rappresenta il vertice e una classe che rappresenta gli archi. Il tipo di oggetto da usare come vertice e il tipo di oggetto da usare come arco. Il tipo di oggetto da usare come vertice è un oggetto qualunque. Il tipo di oggetto da usare come arco invece ha dei requisiti in più. Per cui, da un lato deve dire di più dal punto di vista della programmazione, perché la codifica che usa internamente questa libreria è la lista di incidenza, quindi sono gli archi che vengono rappresentati esplicitamente.
E quindi gli archi devono avere un po' di logica di funzionamento. L'oggetto arco deve avere della logica, mentre invece l'oggetto vertice è un bin, è un oggetto semplice che contiene informazioni. Quindi la libreria ci fornisce già due tipi di archi, uno che si chiama default edge, che il nome parla da sé, un arco normale, e l'altro è l'arco normale pesato. Quindi se non abbiamo bisogno di fare nulla di speciale, il tipo di oggetto per l'arco, quindi al posto di quella E, ci metteremo o default edge o default weighted edge. Arco non pesato normale o arco pesato normale. Se dobbiamo fare qualcosa di speciale, invece facciamo una sottoclasse di questi due signori, se vogliamo modificare il comportamento dell'arco. Sui vertici facciamo ciò che vogliamo. Questa è la mamma di tutte le interfacce. Poi in realtà ci sono delle sottointerfacce più specifiche, di fatto che definiscono dei metodi in più rispetto all'interfaccia base, che sono ad esempio grafo diretto, grafo non diretto e grafo pesato. Grafo diretto e grafo non diretto ovviamente sono diametralmente opposti, nel senso che non ci sarà mai nessuna istanza che contemporaneamente, nessuna classe che contemporaneamente implementa le due interfacce. Grafo pesato invece è un'interfaccia indipendente, che puoi avere un grafo diretto e basta, oppure diretto e pesato. Un grafo non diretto e basta, oppure non diretto e pesato. Quindi puoi avere ereditarietà, cioè implementazioni multiple dell'interfaccia. Quindi a livello di interfacce, questo non è leggibile ovviamente in questa forma, ma è l'elenco delle funzioni, giusto per averlo a colpo d'occhio, delle funzioni che sono definite per l'oggetto grafo, che quindi tutti i grafi di GGraphT implementano, e poi anche alcune funzioncine in più che sono specifiche delle tipologie diretto, non diretto oppure pesato del grafo. Vedete, le differenze sono minime a livello di interfaccia. A livello di implementazione magari sono di più, ma a livello di interfaccia sono minime. Vuol dire che la maggior parte delle operazioni valgono per tutti i grafi. Poi ovviamente, ad esempio, nel caso di un grafo diretto ci sono dei metodi che sono in-degree e out-degree. E ovviamente devi distinguere il grado entrante dal grado uscente, e qua invece c'è semplicemente un degree, il grado e basta, perché il grafo non è diretto. E nel caso del grafo pesato c'è un metodo in più che ti permette di impostare il peso dell'arco. Pochissime differenze. Dove nascono le differenze, dove le cose si complicano, è nelle classi, cioè nelle implementazioni. Quindi vedete che org.jgraphT contiene, tra altre poche cose, ma queste 5 interfacce, invece il package.graphs contiene queste classi che implementano quelle interfacce. Hanno dei nomi che non sono direttamente, cioè non sono così auto-evidenti, no? A volte. Perché a volte c'è scritto undirected, a volte non c'è scritto, a volte... Allora, io ho provato a dare una chiave di lettura fatta da queste 4 slide, che mi ritrovo ad andare a consultare ogni volta, le 4 slide che seguono. Allora, io ho disegnato, semplicemente con una grafica diversa, le 3 interfacce da sopra e le 3, 6, 9, 13 implementazioni che sono presenti nella libreria. Queste frecce tratteggiate verso l'alto indicano l'implements. Quindi questa classe implementa questa interfaccia. Le frecce orizzontali piene indicano l'extends. Quindi questa classe è una sottoclasse di quell'altra. Per dire, simple directed weighted graph, grafo pesato, semplice, orientato, è una sottoclasse di grafo semplice, orientato, sottinteso non pesato, che implementa grafo orientato. E la sottoclasse, solo lei, non la classe madre, implementa anche grafo pesato. Questo dal punto di vista dell'interfaccia. Io normalmente poi ragioniamo al contrario. Devo rappresentare un grafo così e cos'è così, che ha queste caratteristiche. Qual è la classe che mi serve? Allora, io le ho disegnate così in modo da poter fare una scelta dicotomica. Dire, ok, il grafo che voglio rappresentare è orientato o non orientato? Se non è orientato, vado nella metà di sinistra. Se è orientato, vado nella metà di destra. Mi serve una classe a destra, mi serve una classe a sinistra. Prima lo so già com'è il grafo, no? Dipende dal problema che voglio rappresentare.
Poi questo grafo è pesato o non è pesato? Allora, se è pesato uso le classi che stanno al centro, se invece, ovviamente andandolo a intersecare con la scelta che ho fatto prima, sinistra o destra, e se invece non è pesato uso le classi che stanno all'esterno. E quindi ho già ristretto la scelta al massimo a 3 classi o 4. E poi, sulla base di queste 3 o 4 classi, decido sulla base della molteplicità degli archi. Allora, un grafo semplice è un grafo nel quale tra due vertici può esistere al massimo un arco. Un multigrafo invece è un grafo nel quale tra due vertici possono esistere più archi. La differenza è un grafo semplice o un arco solo tra questi due vertici, nel multigrafo tra questi due vertici ho sia quest'arco che quello da sotto. Quindi il mio problema ammette che tra due vertici ci sia più di un arco? Se sì, è un multigrafo, allora mi serve la seconda riga. Se no, è un grafo semplice. Poi ho lo pseudografo, che è un multigrafo con anche i cappi. E poi ho invece una cosa che non ha un nome, loro l'hanno chiamato non simple, che è un grafo che permette i cappi ma non è multigrafo. Cioè di fatto è un grafo semplice con in più i cappi, via. Quindi nel fatto di nuovo ho due variabili, cappio non cappio, multi non multi, e questo mi danno 4 casi possibili. Nella maggior parte dei casi saremo sulla prima riga, forse sull'ultima, se dobbiamo rappresentare dei cappi su un grafo orientato. Quindi vuol dire che, rispondendo a queste 4 domande, orientato o no, pesato o no, voglio i multi, voglio i cappi, ho scelto una cappa. Ovviamente ci sono dei posti vuoti perché ci sono dei punti in cui non ha senso, come ad esempio il fatto che sui grafi non orientati i loop non abbiano senso. Le classi principali sono quelle qua sopra, la prima riga, come dicevamo, dei grafi semplici. Simple graph è un grafo semplice, non orientato, non pesato. Simple weighted graph è un grafo semplice, orientato, non pesato. Detto contrario, scusate. È un grafo semplice, pesato, non orientato. Poi c'è il Simple Directed Graph, che è un grafo semplice, non pesato, ma orientato, directed. E poi il Simple Directed Weighted Graph, guarda tutta, grafo semplice, orientato e pesato. Nella maggior parte dei casi useremo una di queste 4. Quelle sotto ci sono, ma dipende poi dal problema ovviamente che devo rappresentare. Quindi alla fine iniziano sempre con simple e poi di mezzo possono avere weighted o directed in mezzo. Quello che trae un po' in inganno secondo me è l'ultima riga, perché tra simple directed graph e default directed graph, il default mi suggerisce prendi me, invece in realtà è il simple che ti serve, no? Però, a parte questo, il resto si spiega abbastanza da sé. Quindi, a seconda del tipo di grafo che vogliamo costruire, creiamo una nuova classe parametrizzata, quindi devo indicare il tipo di vertice e il tipo di arco di quelle classi particolari. E poi, a quel punto, è come se avessi una collection nuova e vuota, in cui ci devo aggiungere gli elementi. E gli elementi che aggiungo sono di due tipi, vertici e archi. Allora, ho dei metodi per aggiungere i vertici, ho dei metodi per aggiungere gli archi. Per aggiungere i vertici, senza andare tanto lontano, se abbiamo un pochino già orecchiato Java, addVertex sarà il metodo da chiamare, che richiede come parametro un oggetto di tipo vVertice. Sarà string, sarà un bin che ho creato io, dipende come ho creato il grafo, eccetera. Ovviamente l'advertex accetterà oggetti di quel tipo lì. Boolean è un vero falso che mi dice se è riuscito ad aggiungere il vertice oppure esisteva già. E quindi non l'ha aggiunto. E poi posso aggiungere un arco. In realtà ho ad esempio due modi qua per aggiungere l'arco.
Questo è il modo più semplice. Ti do due vertici, vertice di partenza e vertice d'arrivo. Allora, questo metodo è lo stesso sia che il grafo sia orientato sia che non sia orientato. Ovviamente se il grafo non è orientato, i due parametri sono intercambiabili a piacere. Se il grafo è orientato, invece non conta chi è la partenza e chi è l'arrivo. E lui cosa fa? Crea un nuovo arco, lo aggancia ai due vertici che gli ho dato e mi restituisce un oggetto di tipo arco. Ah, l'arco che mi hai chiesto di aggiungere è questo. Se ti serve, usa il riferimento, se no buttalo via. Ti serve per che cosa? Beh, ad esempio, se dovessi assegnargli un peso. Allora, se voglio dare un peso, il peso è una proprietà dell'arco, non del vertice, quindi ho bisogno dell'oggetto arco. Allora, se ho appena creato un arco, un addEdge, posso fare un setEdgeWeight che richiede un oggetto arco. Questo oggetto arco, chi me lo dà? Me lo dà l'addEdge stessa quando l'ho aggiunto. Ovviamente l'addEdge, cosa succede all'addEdge? Come si deve comportare se gli passo due vertici tra i quali esiste già un arco? E beh, a seconda del tipo di grafo, o lo accetta o lo rifiuta. Se è un multigrafo lo accetta, se è un grafo semplice lo rifiuta. O mi restituisce, in caso di rifiutare vuol dire che mi restituisce in realtà l'arco che c'è già. Oppure un altro metodo, addEdge, in cui ho già creato un arco, pensate all'oggetto arco, un default edge che create con new. È un arco che però non è ancora agganciato da nessuna parte. C'è come oggetto, però immaginate un segmento che vaga nel vuoto e lo voglio agganciare ai due vertici. Allora uso questa seconda versione di addEdge. Perché magari per motivo mio quell'oggetto lì ha un costruttore che doveva, anche la sottoclasse del tipo di arco che mi serve, è un costruttore cui devo passare dei parametri io, e quindi non può un addEdge anonima sapere come costruirlo. Ci sono vari modi. Poi questi sono i metodi più importanti. Poi. Come fa per AdVertex, addEdge, da come li abbiamo descritti, devono essere in grado di trovare i vertici. Sapere se un vertice c'è già, ritrovare il vertice che ho già inserito e così. Vuol dire che internamente il grafo dovrà avere un modo di gestire oggetti di tipo V come chiavi. Poi non sappiamo se dentro una delle hash table o uno degli altri meccanismi, non mi importa. Però la cosa fondamentale è che gli oggetti che uso per edge e vertex, particolare vertex, perché l'edge abbiamo detto quasi sempre usiamo quello default, devono implementare correttamente hashcode equals. Devono. Non posso usare quelle di default che mi usano semplicemente il riferimento all'oggetto. Quindi, così come faccio con qualunque bin che voglio usare come chiave, che voglio usare come, per confronti, per ricerca, eccetera. Quindi devo ricordarmi che come oggetto vertex, perché gli algoritmi funzionino, devono implementare, non fare l'override di equals hashcode sulla base del concetto di uguaglianza dei vertici che vogliamo implementare. Facciamo un esempio pratico. Io qui ce l'ho sulle slide, ma è meglio farlo in Eclipse. Cosa faccio? Facciamo un nuovo progetto, ma anche solo Java, senza interfaccia grafica, tanto per vedere come si usa la libreria. Prova grafi, chiamiamolo così, con poca fantasia. Allora, innanzitutto cosa devo fare? Beh, devo anche qua aggiungere la libreria al mio progetto, se no la libreria in questo caso JGraphT, quindi già, così come già facevamo per la libreria MySQL, anche qua dovremmo aggiungere, incolla questo file e aggiungilo al cammino di ricerca. E poi posso costruire una classe che posso chiamare main, prova, dai. Dentro la quale provo a fare qualche cosa, usando quella libreria. Allora, immaginiamo di voler magari costruire un grafo molto semplice, no? Io, come primo esempio facile, ho pensato a questo grafo ABC che c'è qui sotto.
Allora, questo grafo cos'è? È un grafo semplice, non orientato, non pesato. Simple graph. Okay? Simple graph, i cui vertici cosa sono? Stringhe, A, B, C. Giusto? Allora, posso creare, beh, ovviamente come vi dicevo, prima tutto ciò che vi racconto è liberamente tratto dal JavaDoc, quindi sentitevi liberi di dire ma quali sono tutti i metodi di graph, lo andate a trovare qui e li trovate tutti elencati, quindi con tutti i dettagli che servono. Io ho estratto quelli più importanti ovviamente. E qui ci fa vedere tutte le classi che implementano questa interfaccia, le sottointerfacce, eccetera. Quindi è abbastanza, sulla parte dei grafi è abbastanza chiara questa documentazione. Allora, noi vogliamo implementare un grafo semplice, non diretto, bla bla bla. La nostra guida ci dice che lato sinistro esterno, quindi la prima colonna, prima riga, quindi simple graph. Quindi posso implementare un undirected graph e fare in modo ovviamente di prendere la definizione da org.jgraph.t e devo specificare la classe da usare come vertice e la classe da usare come arco. La classe da usare come vertice, abbiamo detto, per semplicità, poi sarà l'ultima volta che lo facciamo come stringa, perché poi ci metteremo degli oggetti utili. E poi come arco abbiamo detto che c'è il default edge. L'altro sarebbe default weighted edge, ma avrebbe senso per un grafo di tipo orientato. Chiamiamo graph questa variabile, e quando lo creo devo istanziare un oggetto che implementi undirected graph. Io ho scelto di definire la variabile di tipo undirected graph, che è l'interfaccia, non è ancora la classe. Così domani se dovessi cambiare la classe la variabile rimane, no? Quindi conviene sempre, ovviamente quando creo oggetti li creo concreti, ma quando creo dei riferimenti agli oggetti, più astratto rimango, meglio è. Undirected graph, new, simple graph. Simple graph. Eccolo qua. Poi ovviamente simple graph sarà parametrizzato anche lui come string default edge, ma questa qua, questa sintassi, significa vatti a prendere i parametri di come l'ho dichiarato, quindi potrei riscriverli di nuovo oppure lascio così, Java 7 è capace di capirlo. E poi questo parametro nel costruttore che cos'è? Andiamo a vedere che cos'è il parametro del costruttore. Allora, prendiamo ad esempio, noi abbiamo creato un simple graph, e mi dice, il costruttore ha due varianti, qui parlo di un edge factory che non so cosa sia, ma direi che non mi serve. Quello semplice richiede come parametro una classe su cui basare la costruzione degli archi. Cioè di fatto devo dargli, visto che lui col metodo addEdge è capace di costruirsi l'arco da solo, lui deve sapere, ma di che tipo lo devo fare quest'arco? String, integer, mia sorella? Allora gli devo dare un esempio di una classe sulla quale lui basarsi per costruirsi gli archi. E questa classe è default edge. Default edge è il nome della classe. A lui serve un oggetto di tipo class, che è un'istanza di class che fa riferimento, che descrive la classe default edge. Qui è impossibile non parlarsi addosso, naturalmente, perché si parla di reflection, quindi dentro il linguaggio ho informazioni sugli oggetti del linguaggio stesso.
defaultEdge.class è un oggetto di tipo class, class con la C maiuscola, così come object è la madre di tutti, class è la madre di tutte le classi, contiene le informazioni che descrivono come è fatta una classe. Ogni classe nostra, classe normale, ha una proprietà automatica, invisibile, che si chiama appunto class, che fa riferimento all'istanza di class maiuscolo che descrive l'oggetto stesso. Ma non voglio farvi male con la reflection alle 5:20. Sappiate che il tipo di arco che uso per parametrizzare il grafo è il tipo di arco che devo usare per costruirlo. Punto class. Devo solamente aggiungere il punto class. Questo è un tipo generico, quest'altro invece è un'istanza di un esempio che descrive come è fatto un singolo arco. Quindi, a parte il costruttore è un po' strano, perché devo mettere questo... Il nome dell'arco lo devo mettere due volte, il tipo dell'arco lo devo mettere due volte, uno come parametrizzazione e l'altro come informazione data al costruttore. Perché lui non è capace di scoprire da solo, di fatto. Allora, adesso ho creato il grafo. Un grafo fatto di zero vertici. Però esiste già, perché io potrei dire, vediamolo. Allora, la libreria fornisce un'implementazione più o meno decente di toString per l'oggetto grafo. Vediamo cosa fa. Sembra una faccina. Storce il naso, ma non lo è l'elenco dei vertici e l'elenco degli archi, no? Del grafo stesso, che sono due insiemi vuoti. Il grafo matematicamente, ricordate, G uguale V virgola E, l'insieme di vertici e l'insieme di archi, e questi sono due insiemi vuoti. Allora, posso aggiungere in questo grafo dei vertici, ad esempio noi abbiamo tre vertici, quindi graph, punto, puoi andare in là, graph, punto, add vertex. Add vertex, vedete che si aspetta un argomento di tipo string, perché io ho detto che il mio grafo ospitava dei vertici di tipo string, quindi in questo caso diciamo che sono il vertice A, il vertice B e il vertice C. E quindi se lo rieseguo adesso mi dirà che il mio grafo ha un insieme di vertici A, B, C e un insieme di archi vuoto. Giusto? Come ha fatto a stampare ABC? Ha chiamato il metodo toString del vertice stesso. In questo caso il vertice era già una stringa, quindi è stato facile per lui. Ma se definissimo un oggetto nostro, ricordiamoci di mettere un toString sensato se vogliamo vedere l'informazione, anche a scopo di debugging comprensibili. E poi possiamo aggiungere l'arco. Nel mio esempio c'è un arco da AB e uno da C, se non sbaglio. C'è da qualche... Eccolo qua, AB e AC, e quindi aggiungo un edge, e vedete che anche qua string, perché un riferimento all'oggetto di tipo vertex da AB e un altro da A a C. Se provo a eseguirlo, mi dirà che l'insieme di vertici è quello di prima. L'insieme di archi è composto da due elementi, l'arco che va da AB e l'arco che va da AC. Io so, ma lo so solo io, che questo è un grafo non orientato e quindi l'arco AB sta anche a significare l'arco BA. E come faccio, una volta che l'ho costruito questo grafo, a navigarlo? Ho una serie di metodi per interrogare il grafo stesso. Quindi, ad esempio, il punto di partenza è quasi sempre, vediamo i vertici. Chi sono i vertici? Graph.vertexSet. Quindi adesso il toString lo dà tutto insieme, ma se voglio fare un'operazione per ogni vertice,
il vertex set mi restituisce una collection sotto forma di set di vertici che via via ho inserito. Vabbè, poi ho i metodi per sapere se un certo vertice è presente o no, se un certo arco è presente o no, di utilità relativa, perché di solito i vertici degli archi li ho messi dentro io, ma edges of vertex, l'elenco di tutti gli archi incidenti da o verso un determinato vertice, quindi sia quello entrante che quello uscente. Quindi il vertex set mi dà tutti i vertici, edges of mi dà tutti gli archi, quindi oggetti E, oggetti edge, di un determinato vertice. Oppure, quest'ultima ha senso solamente nei multigrafi, mi dà tutti gli archi tra il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. In un grafo semplice ci sarà al massimo uno, o c'è o non c'è. In un multigrafo possono essere più. Oppure, una volta che ho l'oggetto E, posso sapere quali sono il source e il target, punto di partenza e punto di arrivo di quell'arco. Oppure, eventualmente, il peso dell'arco stesso, sotto forma di numero reale. Quindi, se noi vogliamo, ad esempio, navigare il grafo, possiamo, i nostri vertici sono delle stringhe, b, graph.vertexset. Cioè, se voglio analizzare il contenuto del grafo, posso, fatemelo mettere dopo quest'altra, vedere i vertici uno per volta. Ad esempio, vertice, due punti, e metto V. Quindi mi faccio io quello che lui faceva in automatico, e stamperò vertice A, vertice B, vertice C. E se volessi per ogni vertice stampare quali sono i vertici adiacenti, ecco il lavoro che devo fare, è quello che farei con una matrice di incidenza. Perché di ogni vertice lui mi dice quali sono gli archi incidenti. Poi di ogni arco devo sapere qual è il nodo che sta dall'altra parte. Il problema è che l'arco ha un source e un target, ma io devo fare il caso, se io sono source devo stampare il target, se io sono il target devo stampare il source, nel caso di un grafo non orientato. Quindi per ogni arco, quello che dovrei fare, ad esempio, default edge, tanto per capirci, e vado a prendere da questo vertice l'insieme degli archi, di punto, come si chiamava il metodo che mi ha scritto qua, edges of, sì, g.graph.edges of p, edges, da tutti gli archi di quel grafo lì, di quell'arco lì, scusate. E quindi posso stampare mettiamo due traspazi così lo indenta l'arco. Cosa mi fa vedere? Mi fa vedere che il vertice A, sul vertice A incidono l'arco AB e l'arco AC. Questo AB è di nuovo il toString dell'oggetto edge, che interviene nello stampa in questo modo. AB, AC. Però se io volessi mettere, invece che arco AB, volessi mettere i nodi adiacenti, i nomi del vertice che c'è dall'altra parte, beh, una volta che ho l'arco dovrei dire, dovrei scrivere, ad esempio, il nodo, dunque, questo qui, get edge target. Graph.get edge target di questo edge qui.
cioè di questo nodo, dimmi rispetto a questo arco qual è il vertice, il target di questo edge, quindi l'obiettivo, il punto d'arrivo di questo arco. Ciò che non funziona del tutto perché, visto che l'arco è AB, mi dice che il target è B, è giusto, che ad A è adiacente B, ad A è adiacente C, però dopo si sbaglia, perché quando parto dal vertice B mi ritrovo allo stesso arco e il target è B, è sempre B, perché l'arco è sempre lo stesso. In realtà vedere io devo attraversare l'arco, tra virgolette, all'indietro, che poi non è un indietro perché il grafo non è orientato, ma indietro rispetto a come è rappresentato lui in orizzonte. E non posso farlo semplicemente prendendo. Qui dovrei stampare il source anziché il target. Io so che quest'arco o parte da me o arriva da me. Se parte da me devo stampare dove arriva. Se arriva a me devo stampare da dove parte. Qui ci vorrebbe un piccolo if. Allora, questo piccolo if e altre cose che vediamo con più calma domani sono molti di questi metodi di utilità che ci permettono di, diciamo, risolvere problemi comuni nell'uso della libreria, sono raccolti come metodi statici dentro una classe che si chiama graphs. org.jgt.graphs con la S. Graph è l'interfaccia di partenza, graphs è invece una classe astratta. E in particolare c'è un getOppositeVertex che ci risolve quel problema lì. Se io gli do un vertice, gli do un grafo. Un vertice, cioè un edge, un arco e un vertice mi dà il vertice dall'altra parte. Quindi mi evita, lì dentro c'è una if. Se andate a vedere l'implementazione è di una riga. Se sono il source stampa il target, ritorna il target, se sono il target ritorna il source. Però. E quindi di fatto quello che ci interessa è fare una cosa del tipo, stampiamolo per bene, così poi vi posso lasciare, è uso la classe graphs, prendo sempre da lì, punto get opposite vertex, il grafo, virgola, l'arco, il vertice. No, non punto e virgola perché siamo chiusi a tonda da qualche parte. Allora, se andiamo a commentare queste altre due cose che non ci servivano, quello che otteniamo ad esempio è una stampa del grafo vertice A adiacente BC, e questo già lo sapevamo fare prima. Vertice B adiacente A, quindi questa volta è andato a prendere il vertice giusto dall'altra parte. Quindi ci sono un po' di cose che a prima vista lasciano strane, un po' così dubbiosi per dire ma come rappresenta le cose, ma poi si vede che con i metodi di utilità di solito si lavora abbastanza velocemente. Si tratta solo di conoscere quali sono i 10 metodi più utili, più comuni. Okay. Finora non sappiamo fare molto altro che non caricarci dei graf, degli archi e stampare il grafo così com'è. Domani invece impariamo a muoverci avanti e indietro sul grafo stesso.